Mister Cotta, la sensazione che servisse un episodio per sbloccare una gara del genere, l'episodio è arrivato per il Livorno. Rigore, ma rigore sì, rigore no, è probabilmente nella stessa ottica un po' prima su Banfi più o meno. Dico questo perché ho parlato col giocatore, gli ha rimbalzata la palla sulla schiena e poi dopo è corsa sul braccio. E sono episodi, è una partita molto difficile, non siamo mai riusciti ad alzare il ritmo, sicuramente per merito loro, ma anche per qualche difficoltà, ma non deve essere un alibi su un campo che diventava difficile sui rimbalzi. Infatti, a un certo punto, capisco i giocatori che la palla sta arrivando in un modo e te la trovi in un altro e tutto. Poi dopo ci sono 100.000 situazioni da andare ad analizzare. Gol sì, gol no, gol valido, l'ho attaccata a lui, non l'ho attaccata io. Partita che se non c'è un episodio, giustamente finisce probabilmente pari. È chiaro che è un qualcosa. Ma non voglio essere di parte, è un qualcosa di più, abbiamo creato e niente, è così, bisogna accettare il risultato e bisogna ripartire, semplicemente considerando 100.000 situazioni. La partita ci ha messo un po' a ingranare. Che giudizio dai del primo tempo? L'ho detto prima, noi giustamente dobbiamo essere più bravi ad alzare i ritmi, però non è facile perché se l'avversario poi te li abbassa, se l'avversario non ti fa giocare, se le condizioni poi del terreno non ti permettono che la palla corra velocemente, diventa difficile anche perché a Banfi nel primo tempo in due situazioni, se non sbaglio, ha calciato, ma è un colpo che a lui dal limite dell'area di destro e sinistro e onestamente da dietro si vede bene, è arrivato sulla palla abbastanza coordinato e la palla gli ha fatto un rimbalzo un po' strano, ma un po' come l'ultima, anche se era in squilibrio sulla respinta del portiere, la palla un po' tremava, non sa mai dove rimbalza. Poi due o tre mischie, poi forse anche qualche palla inattiva dovevamo gestirla un po' meglio sul terzo tempo dei saltatori, però va bene, questo fa parte poi degli ingredienti della partita, per l'amor di Dio, va bene. Dispiace perché se l'episodio girava a nostro favore in un certo modo, poi dopo i rigori chiaramente vanno cacciati e vanno realizzati, ma la stessa dinamica, voglio dire, situazione a favore, situazione a sfavore, una decisione diversa. E si sblocca la partita e si perde la partita, ecco tutto qua. Penso, a grandi linee, cerco di essere molto molto obiettivo e molto molto lucido e razionale nel dire le cose. Poi qualche situazione magari un po' gestita di fretta per 100.000 motivi, due o tre passaggi indietro, stampi, malinverno, qualche palla inattiva un po' strozzata, un po' lenta per i saltatori, poi diventa più facile difendere che neanche attaccare, fuori discussione, ma ci abbiamo provato fino alla fine. Sotto questo punto di vista, la squadra ha dato tutto quello che poteva dare. Pazienza. L'infermeria dice decisamente buona, rosea, perché poi, ma è normale che se poi un giocatore non si allena, non riesce a dare ritmo ci vogliono minuti, ci vogliono tempi in un modo o nell'altro. Sto parlando di Di Maira, sto parlando di Mandelli, però per entrambi l'approccio alla partita è stato decisamente positivo. Di Maira ha dato la disponibilità e lo ringrazio pubblicamente per quello che poteva fare. Adesso questa settimana butterà dentro un po' di lavoro e domenica andrà meglio. E Mandelli è un leone in gabbia, ho dovuto metterlo per forza, se no mi mangiava perché ce l'avevo dietro e alla fine diventa pericoloso, ma è entrato con la verve sua, è una sua caratteristica il fatto di dare sempre tutto, il fatto di non mollare mai e niente, però ben vengano queste cose. Forse è il peccato che poi non sono riusciti a esprimersi per 100.000 motivi, perché poi quando rientri anche la squadra, fra virgolette, ti deve dare una mano e oggi, onestamente, specialmente sullo scorrimento della palla,
e su certe situazioni siamo andati, ma come loro, d'altronde siamo andati anche un po' in difficoltà. No, ripeto, giocare a ripartire è più facile che neanche giocare a costruire, questo è il dato di fatto, non c'è niente da fare, va bene.